Sì, direi sì. Allora, ciao. Cioè, ce la fate venire? Non ce la fate mai a venire completi? Non siamo completi. Come mai? Siamo una band un po' particolare, un po' di dive, di troppo all'interno della band. Un po'? Di dive, troppe dive, divise. Ah sì? Sì. No, scherzo. Prendiamo molto sul serio la musica, proprio per questo... È stata male la bassista oggi, sfortunatamente. La bassista? Ha la febbre. Ah. Non del sabato sera, però. Ah, ok. Ma ce la fate lo stesso a fare la vostra musica? Certo. Ah, vediamo. Rock and roll, always. Rock and roll senza basso e senza batteria a questo punto. No, beh, la drum machine, se non sbaglio. Ah, ok, va bene, va bene. Elettrica. Andiamo, vai dentro. Andiamo dentro? Sì. Camera on, già tutto acceso. Ciao. Wow, è pazzesco qua. Ciao. Incredibile. Eh? Beautiful. Beautiful. Bellissimo. Mr. David Bowie. Elvis Presley. La bassista non c'è. Con la febbre. Sì, ma oh, allora voi... Sì. È una maledizione. Posso dire? Sei un problematico. Sì. Siete problematici. Siamo cioè, Vittoria e Hyde Park, non so se è colpa di Vittoria degli Hyde Park, ma siete problematici. E dovete già partiamo venire... male. Perché avete cancellato l'altra volta? Non avevo più voce. Non hai più voce. Colpa della radio. Della radio. Prendete responsabilità. Io e Lorenzo eravamo sempre siamo pronti. Sempre. Quindi voi due, sì, gli Hyde Park sono sempre pronti. Il problema è stato Vittoria oppure la bassista. Silvia. In questo caso. L'Hyde e la Park. Vabbè, quindi potete picchiare di meno, ma però anche in acustico, guardate che in acustico non è male. No, no, ma noi siamo abituati. È un elettroacustico poi il nostro. Bene, allora siamo a posto. Perché le donne sono così un po' inaffidabili. Ma no. Anche nella musica. Anche nella musica. Anche nella musica. L'ha detto lei. Vabbè, una volta manca una donna, l'altra volta un'altra donna, quindi c'è un problema. Eh sì, il problema delle donne. Di sì. In effetti. Sì, sì. 100%. Chi lo sa. In questo caso. Solo di trappa. No, ma mi piace perché appena vedi che accendo la telecamera, track e ti tira giù la saracinesca. Sono di Satu, dai, facciamo un po'. Un saluto anche a Saturnino. Sì, per le quello. E li ha fatti lui. Solo per chi? Quello. Sono di Saturnino. Ah, sono quelli di sì, Saturnino? Sì, sono quelli di Satu, quindi facciamo un po' di pub. Di pub. Ah, sì? Ma sì? Sì, ispirate, ma come mai diciamo che, al mondo. Come mai che c'hai gli occhiali di Saturnino? Perché lui vive vicino alla radio dove lavoro io e quindi... Quale radio lavori tu? M2O. Ah, lavori a M2O? Sì, sì, sì. Non lo sapevo. Sono una speaker radiofonica e il mio capo è Alba e vabbè, Linus, e ci sono Linus e Alba. Ascolta Saturnino! Satu, amore, sono qua da Red con i tuoi occhiali. Veramente? Sì, sì, ha detto, sì. Ma perché ogni volta che accendo la telecamera ti metti gli occhiali? Ha detto, uno per coprire le occhiaie. E poi perché sono del mio amico Satu. E si ispirano esatto. Al mondo della musica. Ho quelle neri, grossi, tipo Miles Davis un po'. Oh, dopo ti faccio pubblicità anche nel programma, Satu. Grande, grande. Siamo qua oggi a suonare da Red. Il singolo è proprio figo, eh? Il singolo gli piace molto, è venuto al release party anche Satu. A me piace tanto. Scusa, oggi non c'è la bassista, potevi venire. Mannaggia. C'è un bel andazzo. E adesso sono qua a Milano col gatto e il cane. E molla tutto e vi è qua. C'è Silvia che è malata, povera Stella. Ma Red, no, che peccato, ma è dimagrito Red un po'. Red è un fuscello. Senti, ma con tutte le cose che potevi dire devi andare a fare body shaming. Questo è body shaming, no, al telefono poi. Shaming, non è body. Cioè senza guardarli negli occhi poi, guardarlo negli occhi. Ok, Satu, ciao. Sempre il primo piano stretto, vai, col primo piano stretto. Vai, ciao, primo piano stretto, sugli occhiali. Ok, sto facendo un primo piano stretto sugli occhiali Saturnino che sta indossando Vittoria di Vittoria and the Hyde Park. Ciao, Satu. Ciao.
ciao. Ciao. Hai visto? All in, tutto in uno, tutto video, chiamate. Allora, guarda qua, cosa stai guardando? Altre cose. La storia della musica qua. Sì, qui c'è la storia della musica. È misto italiano, international, lì c'è l'italiano. Tutto italiano. Vinili ne hanno a Victoria and Hyde Park, No. Sono in arrivo. Ah, in arrivo. Ah, bene, bene. Quindi dopo arriverai alla V, ci sarà Vittoria. Certo, ci tengo, Vedi. Qual è il tuo vinile preferito? Dai, uno. Devi scegliere Jimi Hendrix, Electric Ladyland. Che domanda. Che domanda. Che domanda che fai? Stupida. Questa è Council, ma non mi piace questa qua. Anche intervistati. No, sono un po' lessi. Sì. Li trovo un po' lessi. Però stilosi, dai. Ma stilosi, ma lessi, sì, vabbè, ma tu sei un'altra generazione, sei la generazione del picco giù, ti piacciono quelli che non hanno molta energia, io invece sono della fine anni 60, quindi il punk anni 70, quindi tutto ciò che ha energia. New Romantic anche. New Romantic, beh, all'inizio New Romantic, beh, Duran Duran, Spandau Ballet all'inizio, ma ce n'erano tanti, C'è tutto quello che era, già i Depeche Mode a me non piacevano. In Excess. In Excess fantastici, ci sono tutti i dischi di In Excess, Gang of Four, Wire, c'è di tutto. Madonna, sono pazzesco. Pop group, c'era della roba fantastica in quel periodo lì. Our Devoto and the Magazine, c'è pazzesco. A Certain Ratio, Joy Division, già in New Order non mi piacevano. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Guardalo, l'artista. Non guardo te, guardo te. L'artista. Il ribelle, cazzo. Che bello. Sei sempre con la telecamera in mano. Cosa vuoi dirmi? Ti devo dire qualcosa? Devo guardare lei o te? Tu guarda devi te. Guardare chi? Lui guarda me che è meglio. Sei in soggezione, sempre. Lo so che tu sei in soggezione, ma ora che tu la smetti di essere in soggezione. Michele Fazio, grande musicista. Ciao Michele, cosa fai tu? Cosa suoni? Il pianoforte, sono da 16 anni con quell'uomo lì. Ma come fai? Ti richiamo fra due secondi. Che mi... No, no, che è arrivato Francesco Tricarico e lo sai, lui ha la precedenza su tutto. Allora, che mi racconti? Stasera mi devi raccontare un po' di cose. Stasera ti racconto quello che vuoi. Adesso non immaginavo di dover rispondere a domande. Sono contento però che sei venuto, guarda. È bello essere qua. Da matti, da matti. Bene. Un viaggio di grandi riflessioni. Bene. Dai, a dopo. Faccio di tutto, dico di tutto, scrivo di tutto, tutto. Poi, come ogni primavera, i bambini e le bambine giocano e sorridono. A volte cadendo piangono, a volte hanno qualcuno che li aiuti a rialzarsi, a volte non hanno nessuno che li aiuti. Tra i vertebrati siamo gli unici che corrono un femore rotto, gli altri muoiono. Come ogni estate, gli uomini lavorano nelle miniere per estrarre l'oro e altri minerali che servono per misurare le loro ricchezze. Scrivi ancora per me, dillo ancora per me, fallo ancora per me, amore, amore. Non ho più niente da scrivere, questo voglio scrivere. Non ho più niente da dire, questo voglio dire. Non ho più niente da fare, questo voglio fare. Faccio di tutto, dico di tutto e scrivo di tutto. Poi come ogni anno in inverno i ragazzi e le ragazze si lasciano gli amori dell'estate, a volte piangono, a volte ridono, gli uomini e le donne lavorano, gli anziani alla fine muoiono come da sempre per sempre. Come ogni generazione i ragazzi pensano che tutto cominci con loro e pensano giustamente di essere importanti e sono arroganti e presuntuosi e dicono io no e compiangono gli adulti che saranno. Come ogni... Mi sembra che tutto questo si ripeta da sempre per sempre con nuove sfumature di conoscenza che rendono la vita un mistero sconosciuto affascinante. Qualcuno dice va bene così, va bene niente. Ok, parcheggiato. Ok. No, ci tengo a documentare un raro momento in cui sei
seduta senza dover fare niente. Ah, perché in treno ho lavorato tutto il tempo. Cos'hai fatto in treno? Oh mamma mia, cioè, cioè tutta la premiazione, tu ci sei stato a Tulipani di Seta Nera. Ah. E quindi tutti i video, perché noi facciamo l'11 la visione dei video con tutti i premi, quindi tutti i premi, le targhe, i nomi, i premi speciali, i riconoscimenti, e poi tutti gli orari, le schede. C'è una roba, non mi sono fermata. Allora, quante cose stai facendo adesso? Allora, questa, abbiamo fatto ieri sera la riunione, quest'anno c'è in giuria Carlo Massarini, c'è Rossana Casale, quello di Tulipani di Seta Nera, sono i migliori video clip. Vai avanti. Sono i migliori social clip. Poi è uscito già il primo di 50 brani di questa compilation che si chiama Jazz in Love, che io ho fatto con due tri meravigliosi, quello di Paolo Di Sabatino e quello di Massimo Faraò. Va bene. E questo, questo usciranno 5 vinili. Sono 5 vinili in un cofanetto che contiene i 5 vinili più un libro, e questo libro ci sono tutti questi 50 brani con tutti i miei pensieri e riflessioni su questi brani qui. Il primo brano che è uscito? Il primo è stato l'appuntamento. Di Ornella Vanoni. Sì, sì, sì. Poi cosa stai facendo? No, perché poi, dopo questo, ho un debutto il 7, l'8 e il 9 di maggio a Roma dello spettacolo teatrale Il fascino indiscreto dell'ipocrisia. Con chi? Con Patrick Rossi Gastaldi al teatro Off Off. Ok. Poi? E questa è un'altra cosa bella, bella grossa. Poi? Oddio, ce n'è... Non lo so. Dunque, non c'hai con Giovanni Nuti... Aspetta, no, perché sono un'altra serie di cose. Poi con Giovanni c'è questo spettacolo tratto dal disco che abbiamo fatto su Tenco e Dalida, Una storia d'amore, e quindi parte anche questo spettacolo qui. Poi questo è mischiato a il concerto che faccio adesso a Viareggio su Federico Garcia Lorca il 26 aprile. Certo. Mischiato a un corso di songwriting che faccio a Oliveto Cetra il 19, 20 e 21 di aprile. Sì. Insomma. Marisa Sannia? Marisa, sto andando a questo che faccio di Garcia Lorca e Marisa Sannia, poi ci saranno i concerti. Guarda, Red, non mi chiedere. Il concerto della Terra? Sì, è l'11 maggio. Bravo, vedi, mi stai ricordando tu. L'11 maggio concerto Terra, certo, al Teatro Odeon in Piazza della Repubblica. Sai a Roma. Sai chi mi ricordi? Totò. Perché? Perché Totò faceva tanti film in un anno che si cambiava in taxi e passava da un set all'altro. Quindi era, che ne so, uno che faceva Totò Gaia, poi faceva Totò con lui da un'altra parte, cioè, entrava nel personaggio e arrivava adesso, tu devi fare questo. Ecco, tu sei identica a questo. Sì, io infatti adesso vedi che sono così... Poi adesso mi vado a cambiare per fare il tuo programma, perché Accordi di Pace con Francesca De Fazzi, noi ci vestiamo di bianco come le colombe della pace. Ah, ok. Quindi, okay. Per cui anche io mi porto i cambi, non ti credere. Adesso subito mi vado a cambiare, che dopo facciamo il Roxy Bar. È arrivato, sono arrivate le persone che aspettavamo. Fallo entrare, perché l'altra cosa che fa è direttrice artistica di Effetto Venezia, ecco, che stanno arrivando in fila la mia collaboratrice storica Valeria Iaquinto. Ma è lei che canta? Ciao. È lei che canta, ma come canta? Canti? Aiuto? Quindi ciao, quindi oggi devi cantare. Oggi siamo in pausa, sospensione. No, oggi lui devi, Adriano. Cioè, oggi devi cantare Power to the People, credo. Sì, Power. Tu devi cantare, devi salire su. Okay. Tu, ciao, chi sei tu? Adriano. Che cosa fai nella vita? Io organizzo eventi a Livorno e la promozione turistica della città. Ah, quindi sei un'istituzione. Sì, tecnicamente sì. E lei? Io sono Marta Priore, piacere. E cosa fai nella vita? Organizzo eventi, anch'io. Ah, qui tutti organizzi eventi? Tutti organizzazioni di eventi. Fra un po' bisogna cambiare parola però, perché ormai è diventato tutto un evento. Cioè anche uno fa il compleanno e facciamo un evento. Pure i bambini. Passiamo alle 30 e le 40 almeno. No, io non sapevo che era una battuta alla Totò. Cioè vedi, adesso qui, vedi? Allora, quando si parla, non c'ho qui nessun... Jimi Hendrix è un ribelle, Alla mia destra, ovviamente. Quindi Jimi Hendrix ha fatto l'inno americano con le bombe, Erano altri tempi. Tu hai fatto le canzoni con le bombe. Sì, la protesta di quei tempi lì, tu lo sai benissimo, era anche più legittimata dal popolo. E oggi invece se protesti c'è questa grandissima macchina mass mediatica che...
influenza esposta, no? Mi meraviglia che qualche giornalista sulle radio nazionali magari dica: ah, ma guarda che siamo in democrazia e ognuno può dire quello che vuole, ed è vero, però nei grandi mass media c'è un pensiero, diciamo, che predomina, e quel pensiero influenza e condiziona. Non fate i furbi quando dite che tutti possono dire la stessa cosa. Scusa. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che disperderò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, e i figli che ho levato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai stan sottoterra, e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire, per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Ecco, bellissima la versione delle Desertere di Boris Vian. Finiscono le prove e poi iniziare il nuovo Roxy Bar. Roxy.